una presenza importante oggi di Fratelli d'Italia in Corso Giolitti per denunciare questo stato di degrado di uno dei corsi che poi in fondo nel passato erano corsi importanti della nostra città. Sì, beh, Corso Giolitti era considerata forse la zona più bella di Cuneo una 30-40 anni fa. Adesso è precipitato in un degrado, è un'incuria da parte dell'amministrazione anche comunale che ha trasformato questo quartiere in un quartiere frequentato da personaggi non meglio identificati con un degrado del patrimonio immobiliare. Infatti noi pensiamo molto ai poveri proprietari di questi alloggi. Noi come Fratelli d'Italia anni che ci battiamo all'interno del Consiglio Comunale per cercare di trovare delle soluzioni permanenti a questo degrado tramite interpellanze e ordine del giorno, anche perché la cittadinanza che ci chiede questo, perché non si può più un giorno sì anche l'altro assistere a risse, comunque a degrado, a spaccio. Adesso anche grazie soprattutto ai nostri interventi qualcosa è migliorato, c'è un presidio maggiore delle forze dell'ordine, è stato aperto anche un ufficio della polizia locale e tutto questo fa sì che comunque i cittadini si sentano un po' più tranquilli anche se ci sono ancora tante cose da fare. Stiamo portando avanti diverse battaglie che continueremo a portare avanti, maggior presidio, abbiamo comunque visto che e continuiamo a ringraziare le forze dell'ordine per il costante lavoro che continuano a fare, maggior però sicurezza è necessaria in queste zone, un maggior presidio anche da parte della polizia locale con la sezione appunto con l'ufficio qua in Corso Giolitti, chiusura dei bazar alle 21 proprio per non permettere a quei soggetti dediti all'utilizzo di sostanze alcoliche di continuare a utilizzare queste sostanze bere e poter andare in giro, scorrazzare in giro senza controlli, facendo anche del male, perché poi abbiamo visto, i dati parlano, la situazione è rischiosa, i residenti hanno paura di uscire la sera non accompagnati e adesso la situazione sta peggiorando, i residenti hanno paura di uscire anche di giorno. Questo malessere che c'è qui si sta allargando in tutta la città, al parco Monviso, lì sul corso Monviso. Di sera e pomeriggio ci sono i nonnini che giocano le bocce e le carte, quando fa caldo, adesso no, e di sera c'è lo spaccio. Parliamo dell'ultimo, Parco Parri, la parte più alta ormai è diventato, io la chiamo il mercato della droga leggera, perché qui c'è la droga pesante e là c'è la droga leggera. Poi andiamo in via Lorenzo Bertano, la stessa dove c'è la piazzetta, andiamo ai giardini del Parco della Resistenza e siamo di nuovo lì, andiamo al vecchio, diciamo, giardini Fresia, no? Ai vecchi giardini Fresia, anche lì in mezzo ai cespugli e tutto. Poi attraversiamo di là su Corso Dante, addirittura ho messo le tende, che dico che cosa dobbiamo fare. Io sono molto preoccupato per la nostra città perché continuiamo a dire che Cuneo è bella, io sono convinto, io ci sono nato, io sono innamorato di Cuneo, ho fatto la lista, l'ho chiamata Sì, amo Cuneo, che non è siamo Cuneo, sì, amo Cuneo, perché io gli voglio bene, ho vissuto 72 anni e vorrei continuare a vivere.